Quindi tre occasioni belle, due per il Milan e una per la Lazio nel giro di 2 minuti. Ancora la Correa, Correa, dai. Attenzione, chiude Sulla Krunic. fascia sinistra della Lazio si entra come il burro, cioè una roba impressionante anche adesso. Azione di contropiede per il Milan. Ma perché Krunic prova il cross, intercettato. da un giocatore del Milan, comunque da la Lazio Piontek, non sta credo. bene oggi, Franco. La Lazio non sta bene perché questa Lazio qui, Meno hai male che non ragione tu sta prima, bene. hai detto è quella che perde solitamente, la stessa Lazio che perde le partite è quella che comincia così, purtroppo, perché una Lazio... Attenzione, gol della Lazio! Gol dai! Della Lazio, cross dalla destra di Lazzari, Non colpo sta di bene testa. male, Colpo di testa ed è gol di Ciro Immobile. Il gol di Immobile è Ciro bellissimo. Immobile di testa. Però dai, sono contenta, mi ha sentita. Però c'è un marcatore che secondo me non ha fatto dai. Il suo dovere nel centro dell'area. Mamma mia. Perché Immobile lo ha anticipato secco. Tutto regolare, sia il cross. Bellissima. E qui è Romagnoli. No, è Duarte. Duarte. Benasser. Teo Hernandez. Piontek. Gol! 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 Pio, 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 pio! Pio, 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 pio! È arrivata dentro una palla in aria e lui con la punta del piede l'ha messa dentro. Ha preso sul tempo tutti. Abbiamo segnato! Pio, 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 pio! Ed è gol! Ed è gol, pio, pio! Ed è gol di pio, pio! 1-1! E andiamo! Abbiamo parlato di Diego, due da autorete, con la punta del piede, basta. Dai, 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 Duarte, Calabria sulla destra, ancora Duarte, perché procedere per vie orizzontali? Dai, ancora Calabria per Duarte, Romagnoli sulla sinistra. Dai, verticalizzazione per Leao, Piontek, sbaglia l'appoggio, Leao riconquista un pallone, palla filtrante, Hernandez, arca miseria, non è riuscito, è entrato in area dalla sinistra, lungo la linea, non è riuscito a metterla a centro, adesso l'azione è rimessa da parte della Lazio, attenzione Lazio. Attenzione la Lazio, pericolo, pericolo, gol della Lazio. Gol della Lazio. Gol della Lazio, gol della Lazio, gol della Lazio. Gol della Lazio. Ci siamo allungati in modo pazzesco. E Possino caricando. Bellissimo. Ha segnato Correa, 83 di gioco. Male che c'era solo Correa. Solo perché, Correa, ragazzi. Lazio in vantaggio a San Siro. Da una ripartenza devastante. Orgoglio riesce? Vero, no, Massi? Su Correa niente da dire. 91esimo. E 3 secondi, ancora 4 minuti al termine. Milan in vantaggio per 2-1. Preso un gol in contropiede. Si profila, cari signori, la sesta sconfitta in 11 partite. Una squadra che era stata potenziata con 110 milioni. Va bene. Pesante. Sì, una vittoria, un pareggio. Però oggi abbiamo visto il gioco e quindi veramente è una sconfitta che lascia non solo l'amaro in bocca, perché non ci sta per quello che abbiamo visto. Però finita. Di fatto il calcio finita. Lazio batte Milan 2-1. Dopo 30 anni la Lazio sbanca San Siro, dal 1989 al 2019, 30 anni dopo la Lazio vince al Meazza contro il Milan, 2-1 il risultato finale. Io tiro sempre fuori i numeri, il Milan ha segnato in 11 partite 11 gol, la pochezza di 11 gol, stasera il gol è arrivato su autorete, tutto quello che volete, è la dimostrazione che in fase offensiva non riusciamo a imbastire e a concludere delle azioni. Dove vai? Poi è logico e normale che poi prima o poi commetti anche degli errori in fase difensiva. Stasera l'hai pagata. La consolazione è che abbiamo giocato meglio di altre volte, ma a me non frega niente giocare bene o meglio di altre volte. Io voglio il risultato e anche stasera abbiamo subito la sesta sconfitta.
sesta sconfitta, 11 gol segnati in 11 partite. Non è concepibile avere un attacco così sterile, non riusciamo a costruire un'azione efficace, a concludere un'azione efficace sotto porta avversaria. Dai, andiamo.